Digital Jockey Lab, Ferrara, torniamo sempre più digital, in versione iPad, grazie al buon Animal DJ, moderatore del forum. E vediamo oggi, appunto, proprio la Air, DJ Control Air di Hercules, dedicata ad iPad. Si differenzia per un firmware dedicato ad iPad e per un paio di cavetti che ci permettono di collegarla appunto ad iPad. Abbiamo qua infatti un cavetto che altro non fa che creare una doppia alimentazione, quindi da una parte andiamo al controller, dall'altra andiamo all'iPad e poi andiamo a un alimentatore classico da telefonino, quindi un alimentatore 5V USB che fa sì che l'iPad possa funzionare insieme alla Air. Esiste anche la Instinct dedicata sempre per iPad, quindi ha la stessa cavetteria all'interno. E all'interno ha anche il connettore Lightning USB originale Apple. Noi abbiamo dovuto utilizzare su iPad 2 e la stessa cosa su iPad 3, invece il connettore è un po' più vecchiotto, dedicato appunto al 30 pin, il connettore che esisteva anche per l'iPhone 4 o 4S per intenderci, e dopo è diventato il Lightning. Quindi se avete un iPad già Retina o l'iPad mini, avete già tutto il necessario per collegarlo. Solo se avete un iPad 2 o 3 dovete avere anche questo adattatore qui. Sì. Quindi la configurazione, diciamo, ora ve l'abbiamo detta. Ora ricordati che non alimenta. Ecco, cosa, vabbè, un po' facciamolo vedere la batteria, vedete, non si sta ricaricando l'iPad. Poi magari adesso sull'iPad 2, magari sul Retina. Non sappiamo se il Retina in realtà si ricarichi, provate voi. Comunque, diciamo, la scheda audio del controller viene utilizzata, quindi non si usa l'audio dell'iPad, e via MIDI comandiamo il software DJ Used, che si trova su App Store, va comprato, costa sotto i 10 euro circa, o 9,99 euro, 8,99 euro. Sì, siamo lì, comunque sempre sotto i 10 euro stiamo. Esatto, non è compreso, diciamo, quindi col controller, e permette di funzionare con la Air perfettamente, cioè tutti i comandi del controller sono già mappati, potete fare il loop, potete applicare effetti e utilizzare il campionatore dell'applicazione DJ Used, che è molto molto simile a quella per PC e per Mac, che è comunque compresa. Quindi se comprate l'Air potete utilizzarla anche con PC e Mac con DJ Used, che è gratuito, perché funziona solo con l'hardware dedicato di Hercules per il momento, quindi potete anche usarla sul PC o sul Mac e anche su iPad. Quindi avete questa doppia, c'è solo l'indirizzo da scegliere. Esatto, potete collegarla dove vi pare in pratica. Ora vediamo un attimo DJ Used, l'applicazione che Hercules ha realizzato proprio per collegare i primi due controller, che sono Instinct ed Air. Probabilmente arriveranno anche l'Air Plus e l'RMX2. Ma mi pare di aver visto che era stata annunciata una cosa riguardo anche la nuova RMX2. Sì, esatto, sicuramente verranno integrati anche nuovi controller, perché anche quelli possono funzionare. Andiamo un attimo sull'applicazione, vediamo cosa si riesce a fare. Sì, no, l'applicazione è semplice quanto completa, c'è tutto quello che serve, cominciando, abbiamo innanzitutto quello facilmente visibile, abbiamo la nostra barra di trasporto, play, cue e sync, molto reattivi tra le altre cose. Abbiamo il pitch fader, in cui la sensibilità la possiamo regolare nelle impostazioni con il pitch band, attivare e disattivare la key, o meglio conosciuto come master tempo, sì, cioè l'intonazione della canzone al variare della velocità. Esatto. Parliamo un po' più semplici, perché magari molti che guardano i nostri video anche non capiscono nulla di quello che diciamo. Effettivamente questa cose. È un controller, un'applicazione dedicata più ai neofiti che ai professionisti. Beh, però penso che chi usa iPad è normale, di professionisti non siano tantissimi, quindi sì, no, da magari i professionisti che hanno un qualcosa d'emergenza, ma diciamo che è, DJ Used è pensata principalmente per gli amatori. Beh, chi, certo, ma chi compra un Hercules d'altra parte non è certo un professionista che lavora allo Space di Pisa. Sì, no, ma comunque come ho detto è estremamente completa. Abbiamo visto il pitch, abbiamo visto play, cue. Il cue è praticamente la possibilità di fissare un punto determinato in cui la canzone parte e richiamarlo rapidamente in modo... Te lo faccio io, vedi, spingo il cue, la canzone parte da lì, poi spingo play e la canzone continua. Così le mie dita grasse non ostacolano la vista.
Possiamo fare il preascolto tranquillamente, tra le altre cose. Parte praticamente, come sentite, il preascolto in cuffia, quindi possiamo utilizzare tutti i canali, i due canali stereo della console, bypassando la schedina audio all'interno dell'iPad. Abbiamo un crossfader, poi magari se lo stiamo utilizzando nelle feste di amici, così così, abbiamo anche l'automix, quindi noi facciamo la nostra oretta e il resto della serata lo lanciamo in automix. Sì, prepariamo una playlist e lui le mixa, sì, mixa, sì, le canzoni per noi. Sopra abbiamo le due waveform delle canzoni che andremo a suonare, molto chiare, molto, molto nitide, di due colori diversi che permettono anche facilmente di capire qual è a sinistra, qual è il destra che sta andando. Esatto. Vabbè, una jog virtuale, cioè quindi un manopolone, un piatto, sarebbe l'emulazione del piatto del vinile, che è molto sensibile, come potete vedere, anche tra le altre cose. Poi sopra abbiamo le varie sezioni aggiuntive, che cominciando da sinistra verso destra abbiamo l'equalizzatore per regolare. Posso manipolare anche dal controller, come vedete io comando direttamente dalle leve del controller l'equalizzatore interno. Ecco, forse l'unico controllo che non hai sul controller è il gain, però sinceramente c'è anche l'auto gain dentro, quindi una volta che si è fatta l'analisi della traccia non serve più di tanto. Abbiamo una sezione dedicata agli effetti, non sono tantissimi, però sono gli essenziali. Abbiamo il filtro, eco, flanger, riverbero, chorus e poi ritorniamo al filtro. Sì, permettono manipolazioni, diciamo, simpatiche sulla traccia, non abusatene troppo che altrimenti da fastidio molto. Se tendono a dar fastidio, e le avete anche qui sul controller, quindi state in modalità effetti, potete accendere e spegnere fino a 4 effetti premappati, e la combinazione del, diciamo, tengo il dito sul tasto, mi avvicino, permette anche di variare, come vedete sul controller, il parametro dell'entità di questo flanger, altrimenti andate direttamente qui sul controller, che forse è anche più comodo per gli effetti, ma dipende come uno arriva. Dopo abbiamo, dopo la sezione degli effetti, abbiamo la sezione dei loop, anche questa molto completa. Abbiamo degli instant loop che vanno da un bit a 32 bit. Ok. Quindi noi possiamo premere uno da uno. Fate direttamente una battuta di loop e altre cose, aumentare e diminuire la lunghezza. Esatto, tra le altre cose molto preciso, devo essere sincero. Prende perfettamente i 4 bit, quindi se la traccia è perfettamente analizzata. Come sentite, infatti l'abbiamo loopata e l'analisi di BPM direi che è corretta in quanto le battute stanno ripetendo, esatto, bene. Poi una cosa che magari gli altri looper non hanno delle altre applicazioni, la possibilità di aggiustare la lunghezza della traccia, nel senso, ok, l'analisi è buona ma non perfetta, noi possiamo spostare il loop di un pochino, diciamo. Di un pochino, vedete, potete aggiustarlo, allungarlo, accorciarlo, potete fare un po' quello che vi viene più comodo. Abbiamo in e out. Poi se vogliamo avere dei loop più corti di un beat, basta premere questi due tasti e arriviamo fino a un 32esimo. Poi dalla funzione di loop, dalla sezione di loop, abbiamo la sezione di hot cue, ne abbiamo solo tre, ma non facendo scratch pre-basta. Beh, poi sei sempre su un iPad, quindi non è che devi fare chissà cosa. Sì, non è che, poi ripeto, è più pensata per fare le feste, sì, per divertirsi, esercitarsi. Si possa saltare velocemente su sono dei che noi possiamo preimpostare, sì, sulla traccia. Esatto, quindi possiamo magari andare adesso. Prima abbiamo fatto delle prove, abbiamo ad esempio il 3 che ha inizio traccia, poi il 2 che mette traccia e l'1 è lì in mezzo. Vabbè, a caso, dai, insomma, comunque la funzione l'abbiamo capita. Sì. Ed è comodo, per esempio, se abbiamo bisogno di quella determinata traccia, di andare, non so, sul cantato direttamente, esatto. Abbiamo l'hot cue impostato e ci andiamo. Poi, dopo la sezione di hot cue, abbiamo la sezione del sampler, ovvero abbiamo la possibilità di manipolare 4 campioni per banco. Sì, fermo un attimo la traccia, vi fai sentire, sono 4, ecco. 4 suoni che voi potete mettere e far suonare, diciamo. Adesso, diciamo di default,
installati di serie da, da Hercules, ci sono quattro suoni, farli sentire, farli sono partire, quattro suoni di batteria classiche che sono nulla in, vieta di metterci la trombetta, un fischio, un tra altre cose, colpo di pistola, quello che vi pare, sì, sì, tra altre cose vede qualsiasi file WAV, quindi campioni tradizionali. Bene, ok, campionatore, andiamo avanti e abbiamo un sequencer per mettere per creare una piccola sequenza, quindi creare una base a 16 step, quindi 4 bar se non ricordo male, i 4 campioni che abbiamo visto prima. Quindi i campioni li possiamo suonare singolarmente in tempo reale, okay, oppure sequenziarli, se non metti un attimo in pausa la traccia, avere proprio una base che si autosincrona. Tu sembra un batterista che non sa fare, sì, però potete fare no, voi la sequenza che volete, c'è di cassa, dire, rullante, sì, sì, è completamente, tom, è completamente programmabile. Infatti esatto, prova a spostarli un po' a caso. Adesso vedete, stiamo togliendo. Poi, sì, sì, poi potete piazzarli dove vi pare. Poi dovete un po', quindi, sapere far suonare la batteria, altrimenti fate una schifezza come abbiamo fatto noi. Sì. Fermalo, ti prego, c'è ripartire la canzone. Era giusto per... Abbiamo il tasto di REC perché può registrare i vostri set, quindi se siete soprattutto alle prime armi potete registrare i vostri set e riascoltare per vedere. Sì, vi fate un mixettino, poi ve lo riascoltate, lo date magari agli amici, la cassettina che si faceva una volta. Le possibilità di vedere tutta la libreria che hai dentro alla... È importante poi prepararsi una playlist a casa e poi andare, adesso vedete io sto scorrendo la lista, sì, delle canzoni abbiamo... direttamente. Una cosa molto interessante che fa DJ Juice, ma gli stanno venendo un po' dietro tutti, però ci hanno pensato loro per primi, devo essere sincero, è quella che se di collegarsi direttamente su iTunes e vedere anche le tracce che eventualmente hai sulla nuvola, quindi sul servizio di cloud di Apple, ma non sono presenti nell'iPad. Quindi questo ti dà la possibilità di dire: ah, mi piacerebbe mettere questa canzone qua, ce l'ho, la tiro giù al volo, ovviamente deve esserci la connessione wifi o 3G, sì, sì, sì. Ed è una cosa carina che adesso stanno facendo un po' tutti, però la primissima volta che l'ho vista è stata proprio su DJ Juice. Le impostazioni sono piuttosto complete, belle, che sono in italiano tra l'altro, tradotto questo, esattamente, software. Finalmente un software in una lingua a noi conosciuta. Routing audio, potete vedere che vede entrambi due canali stereo, il master che è sull'1 e il 2, la cuffia sul 3 e il 4, regolare i picchi delle cuffie, selezionare il tipo di transizione che può esserci in cuffie. Nelle impostazioni abbiamo la regolazione del taglio del crossfader, che in questo caso può essere mix, oppure possiamo metterla più netta per fare dello scratch, diciamo, tra virgolette, perché sì, beh, comunque la latenza è abbastanza buona, sì, sì, si può divertire a fare due scratch, oppure se lo possiamo proprio personalizzare noi, come vedete, sì, ci giochiamo, ci sono dei punti di riferimento, adesso non mi ricordo più quali sono i parametri che vanno, però ne hai due, devi mettere come ti pare, esatto. Quindi ce la possiamo giocare un po' come ci pare. Abbiamo la gamma della tonalità, che è il key che abbiamo visto prima, che va da più o meno 6% fino a più o meno 50%. Sì, quindi la velocità praticamente che è andata a variare. Ecco, gli altri software arrivano fino al 100%, ma vorrei sapere il pazzo che lo fa. È solo carino fermare la canzone, a mio avviso. Abbiamo delle impostazioni per l'automix, che può andare in shuffle, quindi prendere a caso dalla playlist che abbiamo selezionato, prendere a caso delle tracce, mixarle, quindi dare una sensazione di improvvisazione, uh-huh, oppure disabilitandola. Beh, comunque, adesso, senza che le specifichiamo tutti, direi che le opzioni ci sono, dai. Sì, ripeto, è spartana perché mancano delle funzioni un po' alla moda come vanno adesso, che sono tipo il loop roll, lo slicer, ma sono cose un po' più avanzate, un beh, po' più da professionisti. Certo, utente che prende una Hercules per iniziare a mixare non conosce ancora tali funzioni, sì, non sì, sa neanche cos'è il cue e cos'è il play, sì, sì, no, quindi adesso... per iniziare, diciamo che a mio nostro avviso questa è un'applicazione incredibilmente semplice, incredibilmente completa, che va benissimo per ricordo cominciare. Un po' anche Virtual DJ dalla semplicità, a mio avviso, che non esiste ancora per nessun applicativo su iPhone / Android, c'è soltanto il remote, c'è un remote che poi hanno fatto e poi non è neanche più aggiornato, quindi...
No, sì, sostanzialmente riprende quello che poi sono un po' tutti i software di messaggio su iPad, cioè, non è che aggiunge o toglie, ha le sue particolarità, mentre altri ne hanno altre, però. Bene, abbiamo detto tutto di G-Use della Air dedicata per iPad, fra l'altro è la versione Street Edition, vedete ha i pomellini verdi, ne esistono due modelli, questa è la Street Edition che è stata presa nel modello iPad, anche la Instinct è in una versione Street Edition, ha i pomellini colorati che vanno un po' di moda ultimamente. Vanno in moda in America. Ecco, vabbè, diciamo che abbiamo detto tutto, ringraziamo Hercules MPA Electronics che è il distributore per Hercules in Italia, poi trovate queste console su djpoint.net o comunque in vari negozi. Anche Hercules, come vedete, è passata a iPad, una moda che ultimamente per il DJing sta transitando su questa piattaforma. Sai, avere un computer dedicato unicamente al digital mixing costa. Avere un tablet già è un'applicazione da poco. Non che l'iPad te lo regali, non ci compri un computer, però va bene. Però sai, se fai tante cose, non le devi ottimizzare perché una volta che hai chiuso. No, lei che funziona, sì, è molto sì, semplice. Diciamo che se vuoi cominciare a farti un'idea e hai già l'iPad, poi credo che arriverà anche prima o poi anche per Android, è probabile. Costa 10 euro, non costa una follia. No, applicazione simpatica. Quindi ti fai un'idea, cominci, fai esperienza, poi da lì vedi quello che ti serve, quello che non ti serve, quindi è sempre una soluzione. Poi, se sei durante una serata, succede qualcosa al computer, l'idea di avere l'iPad a collegarlo in due secondi fa sempre bene. Beh, insomma, dai, diciamo che abbiamo detto tutti i possibili utilizzi. Va bene, ragazzi, la chiudiamo qui, vi lasciamo anche, faremo anche la recensione con Cross DJ, dove la Hercules Air è già a prima parte come la Instinct e tante altre console, quindi guardatevi anche quel video lì se volete vedere un altro software, sempre per iPad. La vedete tutta. Ciao ragazzi, al prossimo video!